Innanzitutto il mio ritorno a fare la festa di San Vito dopo 3 anni che avevo deciso di lasciare completamente. E quindi convinto, sono stato convinto dal parroco Don Vito Caputo. Ho ripreso quest'anno e il mio orgoglio è che sta uscendo una bellissima festa. Ci sono dei concerti bandistici di prima scelta. C'è un addobbo di prima scelta e penso che ci sia un po' di tutto, fuochi pirotecnici, insomma, sono contento. Una devozione particolare, quella che lega i cittadini di L'Equile al santo, a San Certo, Vito. certo, certo. Una devozione è quella, penso che anche come contributi, no? Stanno dando il massimo, diciamo. E si è tornato ai vecchi tempi. Nel 2011, quando io ho fatto l'ultima festa, diciamo che non è cambiato niente. Nonostante la crisi, non è cambiato niente in confronto al contributo della cittadinanza. Significa che la devozione è molto sentita. Speriamo che la festa sia una bella festa. Stiamo lavorando anche se si parla di crisi, però la gente dico, sta corrispondendo abbastanza bene. Sono orgoglioso di stare in mezzo a degli amici, di collaborare con tutti, di prenderci la responsabilità di tutto. Diciamo io e il presidente, c'è altri colleghi pure, e sono soddisfattissimo al mille per mille, ecco. Per la festa del Santo Patrono so che ritornano all'Equile anche tanti concittadini che magari sono Sì, per motivi di lavoro, per studio, c'è sono gente che sta all'estero. in Svizzera, c'è gente che sta in Germania, c'è gente che ci manda anche il contributo dalla Germania, dalla Svizzera. Sono contentissimi di passare 3-4 giorni per la festa di San Vito perché sentono la devozione proprio nel sangue. E ovviamente anche per i turisti. Anche per i turisti ci sarà un po' di gente in più alla fiera che si svolgerà domenica e la gente c'è, abbastanza gente sia. Chiamiamoli stranieri e chiamiamoli anche paesani.